Era da qualche settimana che dicevamo, beh, non si può vincere per sempre. Prima o poi qualcuna dovremo perderla. Non ci chiameremo Inter se non avessimo perso la partita più importante della stagione, il ritorno di Champions contro l'Atletico. Allora, l'analisi della partita è molto semplice. Polli nerazzurri, polli nerazzurri, non c'è altra spiegazione, perché porca puttana non potevamo perdere contro il Bologna, contro l'Atalanta, no, dovevamo perdere proprio l'ottavo di ritorno contro il cazzo di Atletico Madrid, cioè non c'erano altre opzioni, se no non ci chiameremo Inter. Allora, sono contento della prestazione dei nostri ragazzi, ni, ni. Dico ni perché effettivamente l'avversario non era semplice, perché ricordiamoci sempre che anche se secondo molti questo sorteggio fu benevolo, l'Atletico Madrid è sempre una squadra rognosa. L'Atletico Madrid fa parte di quel lotto di squadre, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Atletico Madrid, che bene o male ogni anno rompono i coglioni, ogni anno arrivano in fondo. Se non arrivano in finale, arrivano in semifinale o ai quarti. Quindi siamo di fronte ad una squadra complicata, molto, molto, molto complicata. Però noi siamo stati dei polli. Noi siamo stati dei polli perché tu vinci 1-0 all'andata, ti porti in vantaggio al ritorno e riesci a perderla. Ragazzi, riesci a perderla. Questo è qualcosa di vergognoso. Se ci fosse stata la regola precedente saremmo passati, ma questo non conta un cazzo. Abbiamo perso. Dei rigori non parlo. Perché rigori tirati in questo modo non hanno neanche bisogno di essere commentati. Dico solo che se li avessimo tirati col culo, probabilmente li avremmo tirati meglio. Cosa dire? Siamo stati dei polli, non c'è altro da dire, non c'è altro da aggiungere. Ci siamo beccati un gol dopo aver segnato il nostro e poi la partita è andata avanti con l'inerzia a favore del cazzo di Atletico Madrid, perché l'Atletico Madrid è cambiato, non è più una squadra che io definisco CCC, catenaccio, contropiede e caciara, è diventata una squadra diversa, è diventata una squadra propositiva e di fronte ad un Atletico Madrid propositivo noi siamo andati in pappa totale. Abbiamo sempre solo giocato di rimessa, non abbiamo mai fatto l'Inter come si deve e questi sono i risultati. Non abbiamo giocato come al solito. Chiamalo timore reverenziale, chiamalo emozione, chiamala Champions, fatto sta che siamo stati eliminati. Ora bisogna leccarsi le ferite, ragazzi miei, bisogna leccarsi le ferite perché un'eliminazione del genere non è qualcosa di semplice da digerire. Io direi welcome back to the earth, benvenuti, ritornati sulla terra, benvenuti di ritorno sulla terra, perché ragazzi, questa partita ci dimostra inequivocabilmente che in Italia possiamo dire la nostra, in Italia possiamo fare la voce grossa, all'estero invece abbiamo ancora qualche lacuna e non venitemi a parlare di episodi perché questa partita è stata persa da polli. E io ho una mia teoria, magari è sbagliata, scrivetemelo nei commenti, dite ciò che volete, ma questa partita doveva essere assolutamente chiusa all'andata, cari miei, doveva essere chiusa all'andata. Il secondo tempo che abbiamo fatto all'andata è stato strepitoso e abbiamo raccolto molto meno di quello che dovevamo raccogliere. Quella partita doveva finire almeno 2 o 3 a 0 ed è lì che abbiamo perso la qualificazione per colpa di Arnautovic che si è mangiato una montagna di gol, per colpa di un mancato cinismo che ci ha portato a dovercela giocare a casa loro. E questo è stato un errore clamoroso.
In questo caso all'Inter è mancata una cosa, la cinicità, il cinismo. Bisognava chiuderla all'andata, avevamo tutte le possibilità di farlo. Si sapeva benissimo che a casa loro sarebbe stato un inferno, si sapeva benissimo che sarebbero scesi in campo col coltello tra i denti. Noi all'andata avevamo la possibilità di segnare almeno uno se non due gol in più. Non l'abbiamo fatto, questi sono i risultati, ce la siamo presa nel culo. Ora in Champions non è rimasto più nessuno, a differenza dell'anno scorso dove noi eravamo arrivati in finale. Ragazzi, è triste perché la vedo come un'occasione persa. Ovviamente non mi metto a criticare la squadra perché non si può criticare un Inter che quest'anno sta battendo ogni record, però l'amaro in bocca c'è. Però gli errori sono stati commessi e da questi errori bisogna ripartire. In campionato ne mancano 10, ragazzi, 10. Significa che bene o male se ne vinciamo altre 3 o 4 siamo a posto, abbiamo conquistato la seconda stella. Ora non scoraggiamoci, non voglio che questa partita a livello psicologico sia dannosa, spero non sia così, spero che Simone Inzaghi riesca a toccare i tasti giusti. Detto questo, mi dispiace veramente perché andare avanti in Champions sarebbe stato qualcosa di ottimo, soprattutto per il fatto che avevamo già quasi archiviato la pratica campionato. Avevamo tutte le possibilità di andare avanti, ma non lo abbiamo fatto. Dispiace veramente. Comunque dai, forza Inter sempre e ci riproveremo l'anno prossimo. Cosa vogliamo dire? Facciamo un discorso all'Allegri, ci riproveremo l'anno prossimo. Non ho altro da aggiungere.